il momento più importante e bello della giornata, ovvero scoprire se lo slime è riuscito, se sarà davvero all'altezza di essere uno Slimix. Qui ci sono i barattolini, apriamo. Benvenuti in un nuovo Daily Vlog. Una nuova avventura, un nuovo video, giorno per raccontarmi le nostre folli giornate. Siamo appena tornati da Napoli. Napoli! Cantami una canzone di Napoli. Basta, va bene così. L'evento a Napoli è stato fuori di testa. Eravate un sacco, pensate che hanno dovuto dividere l'evento in due parti. Infatti prima evento è stato domenica, poi ne abbiamo avuto un altro giovedì. Wow wow wow. Smettila. Team Trote siete il team migliore di sempre. Riproviamoci. E se ancora non fate parte del Team Trote dovete assolutamente farlo. Vi basterà cliccare il tasto iscriviti qui sotto e farlo esplodere. Bam 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 bam. Se siete delle vere trote professioniste dovete assolutamente avere il nostro smile ufficiali delle trote. Woo! Con Kira e Ray. Le potete prendere sul sito mecontrote.it/shop oppure cliccando il link qui sotto in descrizione. Sappiamo che siete super curiosi di vedere cosa abbiamo combinato a Napoli. Bene, ecco poi il flashback. 3, 2, 1, vai. Renino, vai. Ciao. Abbiamo fatto una delle cose più belle di sempre. Pensate un po', oltre a mangiare la pizza napoletana, buonissima, io sono una grandissima fan della pizza, lo sapete, l'ho adorata, l'abbiamo anche fatta con le nostre mani. O meglio, ci abbiamo provato. Sofia è stata completamente incapace, non riusciva neanche ad allargare la pizza. Mentre io devo dire che ho un futuro da pizzaiolo. Quindi bene, so adesso cosa fare dopo YouTube. Guardate voi stessi con i vostri occhi. Vai. La mia è un po' quadrata, però la pizza, la pizza quadrata. No! Vabbè, fai quella col buco qua. Insomma, qui ci c'è un futuro, eh. So cosa fare dopo YouTube. Madonna mia, c'è un futuro con pizza io. No, che complicato. La sua era mutanda, la sua, non era una pizza. Lui, io non so se ti sei mai chiesto perché io abbia scelto te come fidanzato, però adesso lo sai. Perché hai un futuro come pizzaiolo, quindi potresti farmi la pizza. Modestamente. Se non avevi questa qualità, sicuramente dovevi starmi lontano. Beh! No! Stiamo calmi. Aiuto. Ma non per niente ieri abbiamo fatto la pizza, perché oggi è il nostro grande giorno. Infatti andremo a provare insieme a voi lo Slimix 6. Il nuovo slime fai da te. Super stupendo. È un kit completo dove basta aggiungere l'acqua per fare uno slime super figo e super bello. Andiamo ad aprire il barattolino per la prima volta insieme a voi. Vediamo cosa c'è all'interno. Cos'è? All'interno di ogni barattolino troviamo la polvere di slime. Polverizzata! Bellissimo! I decori da aggiungere allo slime sono delle paillette stupende. Grazie. E poi abbiamo anche un personaggio a sorpresa. Wow, è un unicorno! Che carino! Un unicorno! Lo adoro. In spagnolo si dice unicornio. Grazie per questo. E in inglese? Unicorns. Se volete sapere come si dice unicorno in inglese, vi consiglio di andare... Cercatelo! No! Vi consiglio di andare...
andare ad attivare i sottotitoli che ci sono in questo video. Ci saranno da domani, perché oggi li scriveranno. È una cosa super divertente, perché vedrete la traduzione simultanea di ogni nostra parola. Ma comunque direi di correre a provare subito questo nuovo slime. Ovviamente all'interno di ogni barattolino ci sono anche le istruzioni per creare il vostro slime personalizzato. Ogni barattolino, oltre a contenere un personaggio sorpresa diverso, contiene anche diversi colori e diverse decorazioni. I colori sono dai classici, poi ci sono i fluo e i glow, che si illuminano al buio. Questo si illumina al buio, è glitter azzurro, è bellissimo. Questo è glitter oro. Sono meravigliosi, Luigi. Veramente c'è l'imbarazzo della scelta. Tu quale vuoi fare? Io voglio fare lo slime blu con i glitter oro. Tu invece quale vuoi fare? No vabbè, slime rosa più decorazioni a forma di cuoricino. Ma vi rendete conto? Uno slime rosa con i cuoricini, ma chi l'ha mai visto? Farò lo slime migliore di sempre. Chissà il mio personaggio quale sarà. Da me era destino di nuovo un unicorno. Che carino, saremo amici per la vita. E io ho trovato l'orsetto rosa. Diventeranno amici. Ciao! Ma le mie decorazioni sono stupende, guardate qui i cuoricini! Li adoro! Se solo lo avessi preso per San Valentino potevo regalarti questo. Che dolce! Almeno io te li faccio i regali, non come te. Ma cosa vorresti dire? Io ti ho regalato le paperelle per San Valentino! Erano bellissime! Sophie, questo è il tuo regalo di San Valentino. Oh! Certo, come no, una paperella che non funziona, che poi è diventata il giocattolo preferito di Ray, capito? Mi ha regalato un gioco per cani. Vabbè, ma non importa, facciamo adesso lo slime. Sì, infatti che è meglio. Realizzarlo è davvero super semplice. Prima di tutto dobbiamo prendere il nostro barattolino, aggiungere acqua fino alla prima tacca. Scusi, potrebbe versarmi dell'acqua? Certo, sono anche cameriere. Grazie. Dopodiché aggiungiamo le decorazioni. Aggiungiamo i miei cuoricini bellissimi. Cuoricini, sprigionate l'amore. E infine aggiungiamo la polvere magica per realizzare il nostro super mega incredibile slime. Lui, ma non intralciare il mio piano da lavoro. Versiamo il mio slime bellissimo rosa. No, non cadere fuori, devi andare dentro il barattolino. Bravo slime. Fatto questo, chiudiamo il barattolino. E adesso viene la parte più divertente. Agitiamo, mixiamo. A questo punto dobbiamo far riposare il nostro slime per circa 30 minuti, quindi apra fuoco. A frappè? A tra poco. A few minutes later. E now, il momento più importante e bello della giornata, ovvero scoprire se lo slime è riuscito, se sarà davvero all'altezza di essere uno Slimix. Qui ci sono i barattolini, apriamo. Ok, la consistenza non è più liquida. Vado. È riuscito. È riuscito veramente. Non ci credo, è fighissimo. Ma poi è super morbido. Guardate, è proprio uno slime di San Valentino, rosa con i cuoricini. Il mio è blu con i glitter d'oro. Ma se io aggiungessi il mio personaggio super morbido a questo slime, cosa succederà? È scomparso. È bellissimo perché non si unisce allo slime. Guarda, rimane sempre bellissimo. Io lo adoro perché l'abbiamo fatto in pochissimo tempo, è stato super semplice e poi è super slimoso, si allunga un sacco, guardate! Ora ricopro il mio unicorno di slime. Arriva lo slime! Slime e unicorni sono la cosa più bella al mondo. Quando metti insieme slime e unicorni, hai vinto tutto. Ma comunque, se volete prendere anche voi lo Slimix fai da te, lo trovate in edicola. Che piccolino è questo bambino. Scendi! Puoi sentire ancora più bassa.
Ma comunque l'arbitro di oggi si conclude qua. Iscrivetevi per entrare a far parte anche voi del team Trotto. Se volete prendere le nostre maglie, beccotrotto.it/shop oppure andate sul link in descrizione. Non ci vediamo domani con una nuovissima avventura. Ciao. Noi non ci fermiamo, no, non ci arrendiamo. Sì, provati, andiamo. Siamo due posti, lo sai. Ma no, per niente. Oggi